Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo di nuovo da IKEA per farvi vedere anche a voi le novità, quindi stavolta non si tratta soltanto natalizie, ma comunque proprio novità che ha messo in campo IKEA, come questi purificatori d'aria. Ce ne sono di vari tipi. Io vi farò dare un'occhiata un po' a tutto quello che non abbiamo visto nel primo video, perché il primo video ve lo lascio in descrizione, dove vi ho messo IKEA novità 2022, e quindi qua vi farò vedere le altre cosine che hanno messo di nuovo. Quindi ho cercato anche di prendere qualche prezzo e soprattutto volevo dirvi che in questo momento trovate tante cosine a basso prezzo, proprio scontate. Tutto ciò che è in quadro di natalizio e tutto ciò che non c'era l'altra volta nell'altro video, come questi sacchettini che vi ho fatto vedere. Ci sono vari prodotti in legno e poi sto vedendo tanti colori, sembrano quasi primaverili, ma sono tutte novità, come anche questo copripiumino e questo qui molto floreale. Poi siccome in questo momento sono in cerca di cose del mio bagnetto nuovo, stavo guardando tutte queste cosine in legno, mi piacciono veramente tantissimo. Nel bagno grande io ho tante cosine che richiamano proprio questo colore, e poi mi piace tantissimo comunque arredare anche il bagno, anche minimamente, ma è molto carino. Poi mi piacciono anche questi tipo organizzatori piccolini in vetro, o anche questi tipo paglia. E poi queste cosine un po' nere, come piacciono a me. Poi faccio vedere anche qualche novità sulle luci. Ci sono tipo questi faretti così. Un'altra cosa che adoro sono le mensole di IKEA. Io le amo, a casa le ho sparse veramente un po' dappertutto, e anche oggi ne dovrò prendere qualcuna. Faccio vedere anche qualche candela, diciamo che ha puntato più sul rosso, questo bellissimo gnomo, dove appunto vi ho detto che ci sono vari prezzi scontati. Invece volevo farvi vedere queste due novità di questi due divani che mi piacciono veramente tantissimo. Hanno un prezzo veramente, ragazzi, non è troppo elevato, ma sono davvero belli. Anche questa tenda mi piace tantissimo. E poi queste giare natalizie che l'altra volta non le avevo viste. Anche questo diciamo porta computer, dove viene un cassettino dove possiamo mettere nelle penne tutto ciò che a noi serve. Poi come non amare i giocattoli che ci sono di IKEA, a me piacciono tantissimo, anche perché sono veramente molto resistenti. Allora vi faccio vedere cosa ho preso. Naturalmente sono andata a prendere questa pista bellissima. Vi faccio vedere cosa invece io ho preso, più che altro cose appunto che riguardano il bagnetto, comunque cose casalinghe. Ho trovato poi due cosine che mi piacciono tantissimo e adesso ve li faccio vedere. Allora, come prima cosa, era proprio quello che cercavo, era il portarotoli nero in ferro per il bagnetto, quello piccolino. Questo l'ho preso a prezzo di 3 euro. Io ne ho uno sull'acciaio nell'altro bagno, ce l'ho da una vita, sempre di IKEA, e quindi mi ci trovavo benissimo, quindi speravo di trovarlo. Vi faccio vedere anche il nome, eccolo qui, poi magari lo apro e ve lo faccio vedere. Un'altra cosa che mi è piaciuto prendere da IKEA, perché siccome da Action avevo preso due bottiglie di vetro d'acqua, però senza tappo, li vendevano. Io mi ci trovo molto bene, però sono senza tappo. Quindi da IKEA sono andata a trovare questi tappi in sughero, dove hanno, diciamo,
come posso dire, diciamo tre dimensioni. Infatti ho detto lo vado a provare, vediamo se ci stanno nelle bottiglie. Ne ho aperto uno perché ne ho presi due, perché ne ho due. E ragazze, guardate, aspettate, è perfetto, perché appunto avendo tre livelli lo possiamo veramente adattare a tutto. Infatti avevo proprio l'intenzione di andare da Ikea proprio per trovare questa cosa, non sapevo che esistessero e sono contenta. Comunque al prezzo di 75 centesimi ci vale veramente tantissimo. Un'altra cosa che sono andata a prendere a prezzo di un euro è questo porta posate. Io ne ho uno enorme quanto tutto il cassetto in cucina, ma siccome io ho delle seconde posate, che quelle le uso magari più per il Natale o più per quando ospiti, perché magari sono più eleganti, più carine, e allora in realtà non mi piaceva lasciarle le valigie. Ogni volta che li lavo non so dove metterli, e in valigia non mi piaceva, cioè nella sua valigetta, diciamo, nel contenitore dove le tiene. Quindi ho pensato di metterli qui, così da averlo a portata di mano in quel mobile che vi ho fatto vedere l'altra volta che l'ho organizzato per il pranzo di Natale, per il Capodanno, dato che le feste si faranno tutte qui a casa mia con i nostri parenti. E quindi mettere questo. Una cosa sola, che magari metterò un panno, un qualcosa sopra che li protegge da polvere. Penso che comunque la polvere entri sempre, quindi onde evitare lo faccio. Un'altra cosa importante, abbiamo preso le batterie finalmente, cioè questo è il caricabatterie, perché appunto ragazzi è inutile andare a comprare sempre batterie e batterie, e quindi siamo andati a prendere questo qui di Ikea. Questo ragazzi il costo non me lo ricordo, perché in realtà l'ha preso mio marito, vediamo dopo, lo vado a chiedere. Insieme a un pacchetto grande e un pacchetto piccolo. Poi, sempre per il bagnetto piccolo, cercavo delle... la lampada soffitto non l'abbiamo fatto, perché appunto questo bagno è nato in secondo tempo, quindi lo mettiamo proprio di fronte dove c'è lo specchio. Io cercavo tipo lampadario a faretti, magari ne avesse due o tre, così da puntare uno sullo specchio, uno sopra e uno nell'aria, diciamo un po' una cosa particolare. E sono andata a prendere questo che già ho disimpegno. Lo volevo nero, però esiste soltanto bianco, e quindi sono andata a prendere questo qui. Il bagnetto è bianco e nero, però lo specchio sarà nero, quindi non so se stona. Avevo pensato casomai di colorarlo, vediamo. Comunque questo al prezzo di 10 euro con l'aggiunzione delle sue lampadine, che io ci trovo benissimo. Queste lampadine di Ikea li amo veramente. L'ultima cosa, che in realtà sono due, però sono sempre le stesse cose, ho preso quei scaffali che vi ho detto che ce l'ho, come questo qui bianco, che io li amo perché sono giusti, non sono né troppo grandi né troppo piccoli. Sono, di solito sono per mettere i libri, però come sapete vengono usate per tante cosine. Le ho pensate sempre nel bagno, dato che appunto sarà è un bagno un po' dedicato alle mie cose, ai miei trucchi, alle mie creme. Pensavo di mettere lì le creme più carine. Comunque quello che io vado, sapete che piccolo, devo organizzare al meglio. Quindi queste due mensole, ne ho prese due, cercherò di organizzarle al meglio. Basta, io vi ho fatto vedere tutto. Le mensole quest'anno il prezzo di 5 euro. Spero che vi ha fatto piacere. Come vi ho detto, ho ripreso qualcosa, soprattutto cose di novità. Non trovate il video di Natale perché, come vi ho detto all'inizio, ho già girato il video di Ikea delle novità natalizie. Andatelo a vedere, che ve lo lascio in descrizione per chi non l'ha visto. Però siccome queste erano cose che l'altra volta non avevo visto, ho pensato di riprenderle e farle vedere a voi. Vi do un forte abbraccio, un saluto a tutte.